Artemisia ritorna a Bologna dopo 13 anni. La nostra storia è iniziata a Bologna nel 2002 a Palazzo del Podestà con una mostra alle stanze della musica, quindi è un ritorno particolarmente sentito e anche particolarmente emotivo. Torniamo con tante cose su Bologna. Oggi apriamo Palazzo Albergati, questo meraviglioso palazzo prima chiuso al pubblico e da oggi invece aperto a tutti, che diventa da oggi una nuova sede espositiva. Apriamo con la mostra di Escher, artista amato, capace di infiammare grandi folle, molto seguito e particolarmente adatto, a nostro parere, allo spirito di Bologna, uno spirito giovane, vivace e curioso come quello di Bologna. Diciamo che il fatto che Artemisia, che cura questa mostra e ha riaperto questo palazzo, curerà e avrà in gestione questo palazzo, che è un palazzo importante per Bologna, soprattutto in una via, in via Saragozza, che ha bisogno, secondo me, di essere anche rilanciato dal punto di vista turistico. Noi stiamo aumentando molto sui turisti, abbiamo un centro storico molto ampio, e quindi abbiamo bisogno di occasioni per fare in modo che questi turisti conoscano anche luoghi di Bologna straordinari come via Saragozza, dove non arrivano solitamente in maniera frequente. Escher è una grande occasione, è un grande artista, assolutamente affascinante, come è stato raccontato, ha tante sfaccettature, una di queste sicuramente è quella legata alla musica, anche se lui, diciamo così, l'ha un po' subita questa cosa, ecco. Resta il fatto che tantissimi gruppi musicali, non soltanto di rock devo dire, si sono ispirati in un qualche modo a lui e anche si sono ispirati alle sue opere per alcune copertine famosissime. La copertina di Amma Gamma dei Pink Floyd, per esempio, è decisamente ispirata ad Escher, quindi c'è, diciamo, un fascino anche da questo punto di vista, per cui insomma credo che sia un'ottima occasione. Fa molto piacere che un gruppo come Artemisia abbia scelto Bologna per lavorare, con cui noi collaboreremo in strettissimo rapporto. Le amministrazioni pubbliche hanno assolutamente bisogno di costruire questi rapporti di partnership con soggetti come Artemisia, quindi benvenga questo lavoro, benvenga l'apertura di questo palazzo e soprattutto cercheremo di creare le condizioni per cui ci siano altre occasioni in diverse forme per costruire con loro delle iniziative culturali importanti per la città.